Il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è un dipartimento di eccellenza. Da noi lavorano studiose e studiosi eminenti che sono stati visiting professor nelle più importanti università europee e americane e danno contributi fondamentali su numerosi argomenti, dalla guerra e la democrazia nell'Atene antica fino all'immaginario postumano contemporaneo, dalla poesia moderna all'informatica umanistica, dai classici antichi fino agli archivi orali del Novecento, dalla storia della lingua italiana, insegna da noi Giuseppe Patota, accademico dei Lincei, al rapporto fra ecologia e letteratura, dalle letterature medievali al romanzo moderno. Studiamo dunque letteratura da molti punti di vista diversi, storico, filologico, antropologico, ma la letteratura per noi è anche innanzitutto un'esperienza viva. Da noi hanno insegnato due dei più grandi scrittori del Novecento italiano, Franco Fortini e Antonio Tabucchi. E Fortini ha lasciato alla nostra biblioteca uno dei più importanti archivi letterari del Novecento. Ancora oggi insegnano da noi scrittrici e scrittori importanti, come Manuela Carbè, come Alessandro Fo, e libri come I mondi di Guido Mazzoni, come Ritorno a Planaval di Stefano Dal Bianco e altri sono libri che rimarranno. Nel campo delle letterature moderne, la ricerca si giova di una serie di istituzioni. La più importante è sicuramente il Centro Studi Franco Fortini, che amministra e studia il lascito del grande scrittore, poeta, critico e traduttore. Oltre a questa istituzione abbiamo il Centro Studi IDEUXU che si occupa di filologia medievale e di letteratura comparata e il Centro Studi Medioeva che studia invece la scrittura delle donne nel Medioevo. Naturalmente la ricerca è anche e soprattutto un lavoro di tipo individuale che si articola nello studio, nell'ascolto, nel dibattito, nella scrittura di articoli e di libri. Ebbene, risulterebbe difficile oggi parlare del dibattito sul grande romanzo novecentesco e contemporaneo o sulla poesia moderna senza citare nomi del nostro dipartimento, così come sarebbe addirittura impossibile parlare di traduzione di grandi classici senza nominare persone che nel nostro dipartimento lavorano. Qui a Siena studiamo la storia, la lingua, la cultura, i comportamenti e le rappresentazioni del mondo antico. Il nostro approccio è interdisciplinare, con una decisa impronta antropologica che mira a indagare la storia antica con gli occhi dei suoi protagonisti. Questo è un tratto specifico del nostro dipartimento e infatti fin dal 1986 i nostri studiosi promuovono un approccio volto a mettere in luce le similarità e le differenze con altre culture e altri mondi. All'interno del nostro dipartimento ci occupiamo di studi di genere, della famiglia come unità sociale, economica e politica, di diritto romano e diritti greci, di economia, guerra, mito, folklore antico. Ci occupiamo poi anche del romanzo antico e ovviamente della cultura orale e di quella materiale. Tutto questo a partire dall'età del bronzo fino ad arrivare a quella tardo imperiale.